Buon sabato pomeriggio. Dove siamo? Fai un giro. Ma che spettacolo, giro io. Avete 5 minuti per accompagnarmi nelle vigne di San Patrignano? San Patrignano, Romagna. Un posto pazzesco. Ho avuto l'onore di pranzare con queste ragazze e questi ragazzi. 1200 che si stanno liberando dalle droghe, dalle dipendenze, da tutta Italia. Ho tratto anche ragazzine e ragazzini di 16 anni. C'è qualche politico criminale, ignorante e delinquente che parla di legalizzare, liberalizzare, distribuire, vendere, spacciare droghe a nome e per conto dello Stato. Follia. Venite qua capre ignoranti, quelli che ma qualche droga poi male non fa. Venite a parlare con queste ragazze, con questi ragazzi, con questi medici, con questi infermieri, con questi volontari. Questo è un video per rendere omaggio a Vincenzo Muccioli, a tutti coloro che combattono nelle comunità di recupero dalle tossicodipendenze in tutta Italia, dalla comunità incontro di Don Pierino Gelmini, a Saman, a Exodus, a San Patrignano, 300 ettari di bellezza, di lavoro, di fatica, di sudore, di vino, di piadine, di formaggi, di pane, di carta da parati e soprattutto di ragazzi che tornano a vivere e si liberano da quella schifezza che ammazza l'anima e il cuore. La droga è merda, sempre e comunque. E guardate che posto incantevole, qua c'è una pizzeria, c'è un ristorante, ci sono i cavalli, c'è un canile, raccolgono anche i cani maltrattati, abbandonati e vivono anche di contributi dei privati. E quindi chi ha voglia venga a dare una mano perché si possono comprare i prodotti fatti dalle ragazze e dai ragazzi di San Patrignano. Dai, l'ho fatta lunga, facciamo due passi in mezzo a queste vigne, commentando anche giornalisti, poi mi chiedono, quando vedi questo mondo vero, questo mondo di bellezza, di fatica, di sacrificio, di vittorie, ecco qua ogni ragazza e ragazza strappata all'eroina, alla cocaina, al fentanyl, alle pasticche, alle canne, all'alcol, ai superalcolici, questa è vittoria vera. Ecco, la politica dovrebbe conoscere prima di parlare o sparar cazzate, soprattutto a proposito di droga e droghe. Anche perché oggi parlavo con qualcuno che ha visto laddove c'è la legalizzazione, ero a tavola con una dottoressa che conosce la situazione del Colorado negli Stati Uniti, dove hanno legalizzato le cosiddette canne. È aumentata il mercato nero, sono aumentati i reati, i ricoveri, lo spaccio e la distribuzione. Quindi quelli che dicono per combattere la mafia dobbiamo legalizzare, dobbiamo distribuire, cazzate, la droga fa male, senza se e senza ma. E se in Parlamento adesso a gennaio proveranno a riportare lo Stato spacciatore, avranno nella Lega le barricate. Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, politici avvisati, mezzi salvati. Ci riprovate, non vi facciamo uscire dal Parlamento. Poi ho visto Zingaretti che ha detto che dopo le elezioni in Emilia-Romagna, in Calabria, scioglie il PD. Ah, la buona notizia della giornata. Come faranno l'Italia e il mondo a fare a meno del PD? Ha detto che vuole coinvolgere le sardine, i movimenti, mancano i centri sociali. Ale, via i decreti sicurezza, porti aperti per tutti. Ragazzi, siamo seri, dai. In Emilia-Romagna e in Calabria c'è la possibilità di mandarli a casa una volta per tutte. E poi tornare a occuparsi di questo, di terra vera, di vigne, di uva, di prodotti italiani da difendere. In Emilia-Romagna c'è una produzione pazzesca, ma c'è una burocrazia regionale che sta massacrando le imprese, anche le aziende agricole. Ormai con le normative europee e regionali anche, come in Emilia-Romagna, è più pericoloso pescare o fare agricoltura ogni tanto che spacciare droga. Quindi dipende da voi. Emilia Romagna e Calabria hanno questa grande occasione, domenica 26 gennaio, ormai ci siamo, per mandare a casa pessimi governi locali, sia a Bologna che a Catanzaro, e per mandare a casa anche un governo che ne sta combinando di tutti i colori, Di Maio. Di Maio, ministro degli esteri, che adesso dice per favore non attaccate al governo. Ma amico mio, se ti trovi con Zingaretti a parlare di legge elettorale mentre in Libia
arrivano i turchi, arrivano i russi, i francesi, i tedeschi, gli americani, gli egiziani. Se Trump non degna neanche di un colpo di telefono al presidente del Consiglio italiano, che figura fa l'Italia nel mondo? Come facciamo a difendere le imprese italiane nel mondo, i lavoratori, i militari italiani nel mondo? Quindi dai, un po' di serietà, un po' di competenza, un po' di passione, un po' di cuore. Il cuore che mettono, qua ci sono 60 volontari, pensate, che vivono qua dentro. Fa vedere che spettacolo, perché quello là è il ristorante, aperto al pubblico, eh? E chi viene a mangiare qua al ristorante di San Patrignano, c'è anche una pizzeria che si chiama Spaccio, perché giustamente si ironizza per allungare la vita. Quello è un campo da calcio, quelle sono le scuderie, le vedi i cavalli là? Cavalli, poi ci sono, c'è il canile, poi c'è la scuola, poi stanno preparando lo stabilimento per fare il formaggio, caseario, ci sono gli insaccati, quella è la cantina, questo, ci sono 100 ettari di vigne e quella cantina, tutti i ragazzi che fino a qualche mese fa si bucavano e magari battevano, magari rubavano, magari rapinavano, magari prevendevano l'AIDS, magari crepavano, magari facevano morire di crepacuore la mamma, il papà, i familiari. E poi grazie ai Vincenzo Muccioli, grazie ai Pirino Gelmini, grazie a lucidi visionari che combattono la droga da decenni, hanno trovato nuova vita. Poi oggi è una giornata straordinaria. Stamattina ero a Imola, ringrazio una marea di gente incontrata a Imola, ringrazio anche quei pochi contestatori che facevano il dito medio e dicevano vaffanculo con il cartello io sto con Bonaccini. Bravi, chi si somiglia si piglia. Se il programma elettorale per l'Emilia Romagna di Bonaccini è il dito medio e il vaffanculo, e bella ciao e bandiera rossa, e ognuno offre quello che può offrire. Noi offriamo vicinanza alle aziende anche del privato sociale, alle cooperative sociali, quelli veri, e a chi fa volontariato, come in questo caso. 240 dipendenti è qua, è un'azienda che dà 240 posti di lavoro oltre che a salvare vite. E quindi ci tenevo, non l'ho comunicato ai giornalisti, però ci tenevo a far vedere a voi che siete a casa in questo sabato pomeriggio, magari stavate studiando, magari vi state preparando a guardare Cagliari-Milan. La milanista non dico più niente, neanche San Patrignano ci potrebbe salvare in questo momento, però vabbè, si divertiranno i tifosi cagliaritani oggi, dai, vabbè. Poi Inter-Atalanta invece, quello calcio champagne, devo ammettere, con rammarico, però è bello, il bello di essere accolto da queste centinaia di ragazzi che ti stringono la mano, ti danno una pacca sulla spalla, italiani e stranieri, giovani e meno giovani, ragazze e ragazzi, e sentirsi dire forza Lega e forza Salvini, in un contesto comunque difficile, perché non è una passeggiata, è qua, il percorso di recupero dura non meno di 3 anni, e il bello però di queste e di altre comunità è che ti reinsegnano un lavoro. Cioè non ti depurano soltanto il corpo, l'anima, non ti ridanno fiducia in se stesso, ma esci da qua e sai fare il murettiere, il muratore, l'elettricista, il falegname, l'operaio, l'agricoltore, il tecnico, l'informatico, il cuoco, l'infermiere. Quindi è bello, e ci tenevo a portare nelle vostre case questa ventata di Romagna, di vita, di positività, di bellezza italiana, di sacrificio, di volontariato, di sorrisi. Prima ho fatto le foto con due ragazzine di 17 anni, l'età di mio figlio, che hanno già avuto problemi, pensate, a 15 anni, in alcuni casi si comincia a 15 anni, e due canne, un po' di hashish, due pasticche, un po' di coca, l'eroina, che prima si fuma, mi spiegavano che con meno di 10 euro ti prendi una dose. Ormai pensavo fosse una roba da sciuri, una roba da ricchi, invece ormai le mafie, quelle che qualche politico cretino ignorante vorrebbe combattere legalizzando e spacciando, le mafie ormai si spostano. Tu legalizzi la marijuana e investono di più sulla cocaina, tu intervieni sull'hashish e io ti porto il fentanyl, ti porto le pasticche. Quindi l'unica è l'educazione, a partire dalle scuole, e l'educazione significa anche spiegare sempre e comunque che la droga fa male, che non è che se tiri di coca vai meglio al lavoro e balli di più in discoteca o ti fai 3 pasticche o ti sfondi di canne. La droga fa male, la vita è bella, con un bicchiere di vino, con una piada, con un bacio alla tua fidanzata. Ma qua nascono coppie, eh?
qua immaginatevi ovviamente 1100 fra ragazzi e ragazzi, l'ho chiesto, ma ci sono storie d'amore? Sì, nascono matrimoni, ovviamente qua vige disciplina, regole, orari, controllo, niente telefonini, niente alcol, niente sigarette. Ci ho pensato io, una vita mia, pensateci anche voi, niente telefonino, niente alcol, niente sigarette, poi c'è il lavoro, c'è lo sport, c'è la passione, ci sono i sentimenti, c'è l'impegno, c'è lo studio, c'è la bellezza, c'è il canto, c'è il teatro, c'è il cinema. Però una vita che torna a questa roba qua, qua, da dove siamo partiti, qua, la terra, il profumo, la fatica. Gli emiliani e romagnoli sanno che cosa significa far fatica. Ragazzi, il 26 gennaio è un'occasione storica, bellissima, entusiasmante, di guardare al futuro. Quelli che mi contestano, oggi pomeriggio sarò a Coriano, poi sarò in provincia di Rimini, tutt'oggi, poi domani sarò in provincia di Ferrara, provincia di Bologna, poi saremo a Parma, Piacenza, Reggio, no, anzi domani provincia di Reggio Emilia, Guastalla, Gualtieri, Brescello, Novellara, la sera Borgo Valditaro, e di solito quelli che vengono a contestare, a fischiare, a insultare, dicono tornano i fascisti, avete dei problemini qua, dove li vedi i fascisti? Non ci sono, non sono là dietro, non ci sono né fascisti né comunisti, ci sono italiani che vogliono essere liberi, orgogliosi e fieri, quindi io passo e chiudo perché non voglio entrare a gamba tesa in casa vostra, nelle vostre giornate, però col cuore dico grazie a queste ragazze, a questi ragazzi, a questi volontari che oggi mi hanno dato vita, speranza, sorriso, insegnamento. Oggi non sono, ho portato un saluto di un minuto, ma soprattutto ho ascoltato, ho imparato, ho capito, è un bel percorso da fare insieme, quindi voglio dire a questi ragazzi grazie, 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 e voglio dire a chi c'è di lì, che magari hanno 13, 14, 15, 18 anni, sono tanti modi per vivere la vita senza rovinarsela. Ecco, sballarsi no, incasinarsi significa rovinare la propria vita e magari quella degli altri, perché poi guidi il motorino, guidi la macchina e falci, ragazzi e ragazze della tua età. Viviamola bella, liberi, puliti, facciamo l'amore, non strisciate o pippate. E questo è il messaggio, quindi ci tenevo che foste un po' con me, perché è un privilegio per me essere stato ospite di San Patrignano oggi. Grazie, grazie, grazie.